fondato. O Gesù, parola eterna del Padre, che sei qui in quest'ostia, parla a noi del Padre e dell'immenso amore di Dio per gli uomini. O Gesù, la tua parola sia qui in mezzo a noi, il profumo della tua parola e della tua persona inondi questo luogo. Tu sei il Signore, tu sei il Signore che riempi di te tutto l'universo e sei qui in quest'ostia. Noi ti adoriamo e toccati da te vogliamo darti il profumo della nostra preghiera. O Gesù, la tua parola sia dentro ciascuno di noi. Tu hai detto, se le mie parole rimangono in voi, porterete molto frutto. Signore, se la tua parola rimane dentro di noi, noi profumeremo di te, noi odoreremo di te, noi fruttiferemo in te i frutti dello Spirito. Lode e gloria a te, Signore. Fratelli e sorelle, Gesù chiede in questo momento un atto di fede in Lui, una fede viva che faccia piegare le ginocchia, il cuore, tutto l'essere nostro a Lui, una fede avvampante in Lui. O Gesù, Tu sei qui in mezzo a noi, il Tuo amore ha divorato gli spazi e i tempi, e Tu sei venuto qui in mezzo a noi. Dimori per amore, tu che sei l'amore, dimori in mezzo a noi. La mia gioia è lo stare con i figli degli uomini. Tu senti una grande gioia nello stare con noi. Noi forse siamo presi dal tedio, perché i nostri occhi non ti vedono e il nostro cuore inaridito. O Signore Gesù, mostrati ai nostri occhi, fa che noi ti vediamo con gli occhi della fede, apri il nostro cuore, perché in noi maturi la fede in te, l'amore a te, piega le nostre ginocchia, perché noi ti adoriamo, vero Dio e vero uomo, lode e gloria a te, Signore. E noi siamo davanti. Il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. Come dice il profeta Baruch, dopo tutte queste cose, la sapienza scese sulla terra e pose la tua tenda in Israele per abitare con gli uomini. E questa parola si è avverata quando tu sei disceso nel grembo di Maria, ti sei fatto carne e si avveri in questo momento, perché tu sei vivo in quest'ostia, parola eterna del Padre, lode e gloria a te. Sì, oh sì. Dacci lo Spirito, daccelo in abbondanza. È scritto che tu doni lo Spirito e lo dai in abbondanza. Senza il tuo Spirito noi non possiamo comprendere la tua parola, non possiamo osservare la tua parola, non possiamo amarti. O Gesù, dacci il tuo Spirito, perché noi usciamo da questa tiepidezza che ci attanaglia, da questa freddezza glaciale in cui ci troviamo. Mandaci il tuo Spirito, Signore, perché si muovano i nostri cuori, le nostre labbra, il nostro corpo, tutto la destra, il nostro vivere. O Gesù, fa che noi non siamo degli automi, delle statue, delle mummie,
perché noi non siamo come le sedie inerte che non si muovono se non sono mosse dagli altri, perché noi non siamo come pietre buttate per terra che non si muovono, perché siamo dei viventi, oh Signore, che ascoltano, capaci di ascoltare, capaci di sentire, capaci di muoversi. Svegliaci, oh Signore Gesù, risvegli la nostra fede, il nostro amore, risvegli i nostri cuori, svegliaci, oh Signore, svegliaci in questo momento, Signore, e fa che noi cantiamo a Te e Ti adoriamo con tutta la mente, tutto il cuore, tutte le forze. Gesù. Come nel Vangelo di Giovanni, se le mie parole rimangono in voi, chiedete quel che vorrete, vi sarà dato. Signore, se noi non riceviamo, è segno che non chiediamo. E se non chiediamo, è segno che la Tua parola non rimane in noi. Signore, è un sillogismo chiaro. Se le mie parole rimangono in voi, chiedete quel che vorrete e vi sarà dato. Tu l'hai fermato. Se non riceviamo, è segno che non chiediamo. E noi non chiediamo perché la Sua parola non rimane. Le parole volano, non scendono in noi. Se la parola non scende in noi, cioè se Dio non scende in noi, noi non possiamo far nulla. Senza di me non potete far nulla, neanche chiedere. Non possiamo chiedere nulla. Signore, Ti chiediamo che la Tua parola abiti in noi, venga in noi, perché senza la Tua parola non possiamo neanche chiedere, non possiamo far nulla. Signore, se noi siamo inerti qui, seduti sulle sedie, ad aspettare, e la Tua parola non rimane in noi, non avverrà nulla. Signore, Ti chiediamo in questo momento che la Tua parola rimanga in noi. Ma noi tutti, fratelli e sorelle, apriamo il cuore alla parola per recepire la parola di Dio, per muoverci alla parola di Dio e quantomeno chiedere nella parola, nella forza della parola, chiedere nello Spirito che vive in noi attraverso la parola, perché Egli, Gesù dandoci la parola, ci dà il suo Spirito. Chiedere, possiamo chiedere quel che vogliamo, e ci sarà dato, ma se non chiediamo, come possiamo ottenere? O Signore, dacci la facoltà di chiedere, dacci di chiedere a Te la guarigione, di chiedere a Te grazie, fa che apriamo la mente, il cuore, la bocca, per chiedere, perché se noi non chiediamo, non siamo allineati con Te per ricevere da Te la vita, per ricevere da Te la grazia, per ricevere da Te qualunque dono. Lode e gloria a Te, Signore. Il Signore ci ha detto, attraverso una profezia, che cosa vuoi che io faccia per te? Fratelli e sorelle, recepiamo questa parola. Che cosa volete che il Signore vi faccia? Vediamo, chiedete qualche cosa. Chiedete, vi sarà dato. Sì, Signore,
Tu sei Gesù. Alleluia. Gesù è in persona, vivo e vero. Crediamo che chiedete, vi sarà dato. Insistete, otterrete. Bussate, vi sarà aperto. Fratelli, sorelle, ci muoviamo o non ci muoviamo a chiedere? Vogliamo bussare alla porta del cuore di Gesù? Vogliamo gridare a Lui? Avanti, gridate a Lui, gridate a Lui. Muovetevi, muovetevi, gridate, chiedete. Questo è il momento della richiesta. Sentiamo la vostra voce. Parlate, parlate Gesù. Parlate Gesù, gridate Gesù. Ognuno di voi gridi a Gesù. Non abbia il rossore di chiedere. Mia figlia è malata, mia madre è malata, io sono malato, io ho un tumore. Signore, io voglio convertirmi. Signore, aumenta la mia fede. Signore, io sono disperata. Signore, io non ho denari in casa. Mio marito mi maltratta. Mio marito se ne va. Dite qualche cosa al Signore, perché Lui ha orecchie, ha occhi e vede, ha orecchie per ascoltare. Gridate a Lui. Ascolta, Signore Gesù, la voce del tuo popolo che grida. Ascolta, Gesù, il gemito della nostra bocca. Dal profondo a te grido, Signore. Signore, ascolta la mia voce. Fratelli e sorelle, la presenza di Gesù è qui e viva. Il profumo della tua presenza si diffonde in mezzo a noi e che per alcuni è soltanto profumo di vita, ma per quelli che non credono è profumo di morte. Fa che, oh Signore Gesù, che il tuo profumo sia profumo di vita, che ci elettrizzi, che ci metta su, che ci inebri, che metta la parola di amore sulla nostra bocca. Adorazione, di grido al Signore. Noi adesso vogliamo recepire qui le vostre lodi particolari, i vostri ringraziamenti per quello che il Signore ha detto, ha fatto in queste settimane per voi. Certamente se avete avuto fede, se avete pregato, qualche cosa avete ottenuto, perché il nostro Dio è un Dio che ascolta, un Dio che reagisce grazie. E allora se qualcuno ha ricevuto una grazia del Signore, si faccia avanti, benedica il Signore, perché anche noi possiamo benedirlo. Giovanna Schifano. Grazie a chi che voglia benedire il Signore. Signore, ti benediciamo noi tutti per tanta grazia occulta che noi abbiamo ricevuto, quante malattie scongiurate, tu ci hai conservato in vita fino a questo momento, tu hai impedito tante disgrazie a noi, quanti pericoli dell'anima e del corpo noi abbiamo avuto in questa settimana. Tu ci hai scansato da tanti pericoli e per questo, Signore, noi ti lodiamo, ti benediciamo e ti ringraziamo. Grazie, Signore Gesù. E adesso siamo a supplicare per i nostri malati. Già tu hai cominciato a guarire, cominciato a toccare alcuni cuori. È vero che tanti cuori sono chiusi, ma qualche cuore si sta aprendo.
tu stai cominciando a guarire gli occhi di alcune persone, gli occhi del cuore, ma anche gli occhi del corpo. Tu stai toccando le orecchie di alcune persone, ma soprattutto stai guarendo una persona che ha dolori in tutto il corpo e non sa come fare da diverso tempo. Tu vieni, Signore, questa sera e lo stai curando, lo stai rimettendo in sesto e i dolori cominciano a scomparire repentinamente. E per questo che noi ti benediciamo, Signore Gesù. Che hanno sentito qualche cosa durante la preghiera, soprattutto c'è una persona che ha sentito aprirsi il cuore, muovere il cuore. Se questa persona qui presente, che prima era fredda, così inerte, ma si è sentita aprire il cuore, commuovere il cuore, però ha taciuto, però per il cuore però balza di amore, perché è stata colpita, alzi la mano. Grazie Signore Gesù, grazie Signore Gesù. Ci sono diverse persone che avevano dolori di artrosi, dolori a tutto il corpo, alla nuca, alla testa, alla schiena, alle gambe. E questo dolore non ci sono più, almeno in poche persone, questo dolore non ci sono più. Perché non ha alzato la mano? Bene. C'era una persona che aveva dolori al petto, lancinante, e adesso non ce l'ha più. Dov'è questa persona? Dove? Grazie Signore Gesù, grazie Signore Gesù. Dolore alla schiena e all'osso sacro, due persone, dolore alla schiena e un dolore all'osso sacro, non c'è più questo dolore. Grazie Signore Gesù, grazie Signore Gesù. Si aveva dolori alle tempie, e un'altra che ha dolori occipitali, che il Signore ti benedica. Ringrazio il Signore Gesù. Grazie Signore Gesù. E allora le grazie ci sono, ma perché non ci muoviamo, fratelli e sorelle? Perché muovendoci noi non smuoviamo gli altri. Vuol dire che il Signore vive, qui presente e qui operando. Non è un Dio morto, ma un Dio vivo. Credete che Gesù è un Dio vivo? E adesso vediamo un po'. Signore, fratelli, il Signore mostra così attraverso parole di conoscenza che vuole guarire alcuni di noi, vuole guarire qualche tumore, vuole guarire le emorroidi, vuole guarire soprattutto i reni. E allora noi ci mettiamo qui davanti al Signore e chiediamo al Signore la guarigione, perché il Signore dice: chiedete e otterrete. Io manifesto la mia volontà di guarire, ma voglio che voi siate qui tutti a chiedere ed io vi esaudirò. E allora in questo momento noi chiediamo al Signore la guarigione dai tumori. Ci sono tante persone che hanno tumori, c'è tumori al colon, ci sono tumori latenti, ci sono piccoli cisti che destano preoccupazioni, noduli alla gola, noduli alle ascelle. Ecco, tutte queste manifestazioni, diciamo cancerogene, noi le mettiamo qui davanti al Signore e chiediamo la guarigione di tutte queste persone che hanno qualche anomalia o qualche tumore diagnosticato, ecco, pongono la loro mano oppure la loro intenzione
su quella parte resa, su quella parte ammalata, e invochiamo la forza del Signore, la grazia del Signore, perché scende e guarisca. O mano di Gesù, o uomo di Galilea, passa in mezzo a noi e toccaci, o Signore. Chiediamo allora al Signore, ti prego di toccarmi. Allora in questo momento chiediamo la guarigione dei tumori, chiediamo al Signore e diciamo ti prego di toccarmi. Uomo di Galilea che passando va, 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 ti prego di toccarmi, ti prego di toccarmi, ti prego di toccarmi, e guarita io sarò. Ti prego di toccarmi, ti prego di toccarmi, ti prego di toccarmi, e guarita io sarò. Voglio sì, Signore Gesù. Sì, Signore Gesù, stai toccando due persone, stai toccando due tumori che regrediscono. O voi due che avete tumori, andate dal medico, rifate gli esami e vedrete una regressione del male, perché il Signore ha avuto pietà di voi. Adesso preghiamo per i reni, ci sono reni doloranti, il Signore vuole guarire due persone ammalate i reni, preghiamo il Signore perché tocchi i reni di queste due persone e tocchi anche il re delle altre persone che accusano qualche malessere. Di nuovo diciamo, uomo di Galilea, ti prego di toccarmi. Uomo di Galilea che passando va, 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 ti prego di toccarmi, ti prego di toccarmi, ti prego di toccarmi, e guarita io sarò. Ti prego di toccarmi, ti prego di toccarmi, ti prego di toccarmi, e guarita io sarò. Signore, guarisce gli emorroidi di una persona, tocca anche il flusso di sangue di tre persone e guarisce una fistola anale. Però il Signore vuole che noi lo chiediamo questo, perché la grazia scende subito su queste persone, vuole la richiesta di tutti e che queste persone chiedano anch'esse la loro guarigione. Di nuovo, uomo di Galilea, ti prego di toccarmi. Uomo di Galilea che passando va, 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 ti prego di toccarmi, ti prego di toccarmi, ti prego di toccarmi, e guarita io sarò. Ti prego di toccarmi, ti prego di toccarmi, ti prego di toccarmi, e guarita io sarò. Signore, vuole liberare alcune persone da mali che
malefici che li tormentano, c'è una persona che ha pensieri cattivi, è frastornata sempre da immagini paurose, di notte e di giorno, Signore la vuole liberare, Signore vuole liberare anche altre persone, tre persone da depressione, stati depressivi, e vuole liberare una persona da una noia tremenda, desiderio di morire, Signore vuole liberare queste persone e altre persone vuole alleggerire dai loro pesi. È un momento delicato in cui il Signore sta liberando, la misericordia di Dio sta scendendo questa sera su queste persone. Uomo di Dio, ti prego di liberarmi. Queste persone avvertiranno come un formicolio che sale dai falloni fino alla testa, e altri sentiranno un bruciore al petto, sono segni di liberazione. Un altro sentirà alleggerimento come da un peso. Ognuna di queste persone liberate avrà un segno particolare, e pure che può dire veramente: il Signore mi ha alleggerito, mi ha liberato. Uomo di Galilea, ti prego di liberarmi. Uomo di Galilea, che passa e guarita io sarò. Ecco, il Signore vi ha toccato. Non cercate di nascondervi come tentò di fare per un momento l'emorroissa, ma che si è sentito toccare, ma veramente toccare dal Signore, alzi la mano. Vediamo chi ha sentito un beneficio, un male che aveva e non c'era più, che si è sentito liberare la testa da frastornamenti, che ha sentito così alleggerirsi le gambe e la schiena. Ecco, queste persone che si sentono toccate dal Signore in questo momento sono pregate di alzare la mano, perché dobbiamo fare la conta. Sono più di 10 persone toccate e guarite, liberate dal Signore. Adesso vediamo. Adesso dovete credere che veramente il Signore vi ha toccato, vi ha liberato. Porteremo Gesù in processione, gridate a Lui, acclamate a Lui e confermate con la vostra fede quanto il Signore ha operato. Alleluia. Io sono il tuo Dio, colui che ti guarisce. Grazie perché hai aperto le orecchie di una persona e il cuore di un'altra persona. Ti ringrazio, Signore, perché hai liberato da una cerchia alla testa un'altra persona, hai alleggerito il dolore alla schiena di una terza persona. Ti ringrazio, Signore, perché un dolore alle gambe è cessato e perché il tallone di una persona non arde più. Grazie, Signore Gesù. Grazie, Signore Gesù, perché hai bloccato i reni di una persona, hai bloccato la vescica di un'altra persona ed hai distrutto due ciste in un'altra persona. Grazie, Signore Gesù. Dio sia benedetto.